Io proverò a farcela in 20 minuti. Intanto vi devo una spiegazione sul titolo. L'ultimo anno di libertà. Il 1926 è l'ultimo anno di libertà. Perché? Sostengo che soltanto all'indomani della promulgazione delle leggi eccezionali del novembre del 1926 vi è l'instaurazione della dittatura, non prima. Il governo presieduto da Mussolini, dopo la marcia su Roma, dall'ottobre del 22, è un governo di coalizione nato in seno all'assemblea eletta nelle elezioni di maggio del 21. Il 6 aprile del 24 si tengono le elezioni politiche. Viene eletto Gramsci, viene eletto Matteotti, che terrà pochi giorni dopo il suo discorso sulle violenze, i crimini, i brogli, che verrà rapito e ammazzato. Nell'aprile del 1925 viene pubblicato il Manifesto degli Intellettuali Fascisti, il Manifesto di Gentile, ma il 1° maggio esce il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Primo firmatario è Croce. Fino al 26 il Parlamento funziona, la Camera dei Deputati funziona, e soltanto dopo il 9 novembre del 26 che cessa l'attività parlamentare e inizia questa storia ancora più tragica. E ora io naturalmente sarei uno stolto se negassi che dal 1922 al 1926 la storia italiana è storia di violenze inaudite, è storia drammatica. La morte di Matteotti, ho citato primo deputato di Bagno, muore nel 21. Storia di eccidi, di incendi, di distruzioni, di perdita della libertà, è vero. Ma ciò che accade dopo il novembre del 1926 è un'altra storia. Io proverò a raccontarla attraverso episodi. Ho selezionato un po' di episodi dal gennaio al novembre del 1926 che mi paiono particolarmente emblematici. Il mio è un florileggio, una scelta difficile, però questa è la scelta che ho fatto. Il 5 gennaio del 1926 muore la regina madre, la regina Margherita, e i popolari, il gruppo dei popolari che aveva abbandonato la Camera, si era ritirato sull'Aventino, come tutti gli oppositori di Mussolini all'indomani del delitto Matteotti, decidono di rientrare e vengono cacciati via, scacciati violentemente. Ciò significa che anche nel palazzo, e Montecitorio, il palazzo per antonomasia, anche per Pasolini, i palazzi del potere sono quelli, anche nel palazzo si può perdere la libertà, si può perdere la voce. E questo è accaduto ai deputati popolari il 16 gennaio del 1926. A marzo, febbraio abbiamo prima, il 16 febbraio, io devo accelerare, devo contenere nei 20 minuti, però me li faccio tutti i mesi. Il 16 febbraio muore a Parigi Piero Gobetti, un giovanissimo intellettuale, un talento straordinario, muore 25enne. Ha sbalordito l'intellettualità italiana a partire dal 1918, pubblicando riviste,
dando vita ad una casa editrice, raccogliendo attorno alla rivista prima Energie Nove, poi la Rivoluzione Liberale, il fiofiore dell'intellettualità italiana, compreso Benedetto Croce, il quale ho portato l'epistolario di Croce, devo leggere un brano di Fortunato, devo leggere un brano tratto dal suo carteggio. È una lettera a Giuseppe Isnardi. È una lettera senza data, ma del febbraio del 26. L'ho seguito mese per mese, dal 18 ad oggi. Fu qui con la sposa per la luna di miele. Si riferisce a Napoli. Qui lo conobbi commensale al ritorno da un suo viaggio in Sicilia, tutto preso anche lui da Gramsci e dal sogno di rivolta dei cafoni. Povero Gobetti, così nobilissimamente e ingenuamente puro. L'ultima sua lettera, traggo quest'altra citazione da una lettera successiva che è del 27 febbraio del 26. L'ultima sua lettera da Torino venne a me e soli 15 giorni dopo l'annunzio della sua morte. Telegrafai al padre, scrissi alla giovane vedova e pochi giorni fa, dietro invito del comune amico Monti, Augusto Monti, scrissi poche parole, onoratissimo, orgoglioso di poterle scrivere per un numero unico in sua memoria. Pare incredibile. Gli si vietò assolutamente di fare comunque l'editore. E la parola divieto, la parola violenza, la parola censura la più ricorrente in questo anno. Il 28 marzo del 26 si tiene a Milano il sesto congresso di filosofia. Interviene un importante filosofo italiano, insegna a Firenze, insegna filosofia teoretica dal 23. Aveva insegnato psicologia e di San Chirico Raparo, Francesco De Sarlo, viene zittito, il congresso viene chiuso, il prefetto interviene, perché De Sarlo ha presentato una relazione sul tema della libertà, l'altra Italia e la libertà, che ha suscitato le proteste e quindi le violenze. Ad aprile muore Giovanni Amendola, il leader dell'Aventino, il direttore del Mondo che ha ospitato il manifesto degli intellettuali antifascisti. Muore a Cannes dopo le bastonature subite a Montecatini. Per lui finisce davvero, davvero malamente, dopo mesi di agonia. A maggio, l'11 maggio, muore in provincia di Como, non perché ammazzato, ma perché affaticato da una lunga camminata tra le valli e le montagne, Giacinto Menotti Serrati, chi è? È di Oneglia, è ormai anziano, è uno dei capi del Partito Socialista, è entrato nel Partito Comunista, ha diretto l'Avanti negli anni della Grande Guerra. Si trova alle pendici di questa montagna, perché soltanto là si può tenere una riunione clandestina del suo partito, in una capanna, per sfuggire al controllo della polizia. A giugno Mussolini istituisce la Commissione Nazionale per l'edizione, per l'opera omnia, per l'edizione delle opere di Gabriele D'Annunzio. Il governo è intenzionato a sostenere alcune figure di intellettuali, alcuni scrittori, e D'Annunzio è tra questi. E ancora in vita, dopo i dissidi degli anni precedenti, Mussolini gli offre questa
pomposa edizione completa delle sue opere. Non si può affermare che il governo, che il regime sia intenzionato a sopprimere ogni forma di ogni manifestazione culturale. Nel luglio del 1926, sempre quello è l'anno, lo ripeto, si insedia il Ministero delle Corporazioni. Il Ministero nasce grazie ad una legge approvata nell'aprile dello stesso anno, che è la legge sulle organizzazioni sindacali, che prevede che nel Paese non ci sia più libertà sindacale. Non è più riconosciuto il diritto di sciopero e tutte le organizzazioni sindacali esistenti, cioè la Cattolica Confederazione Italiana del Lavoro, la CGL, CGDL allora, la UIL e le altre confederazioni, con tutte le federazioni e le camere del lavoro, il gigantesco apparato di strutture che è stato aggredito negli anni precedenti, sia ridotto a associazione di lavoratori che non hanno la possibilità di stipulare un contratto. Cioè le conquiste, diciamo, dei subalterni nel lungo cammino richiamato dalla professoressa Costantini prima, è un cammino che si interrompe. Ad agosto non è molto pieno di avvenimenti politici, però Giustino Fortunato scrive una lettera che possiamo considerare sintomatica. Sta preparando l'edizione del secondo volume delle esperienze e discorsi di vita parlamentare e spedisce a Umberto Zanotti Bianco un plico contenente le bozze del volume. Spedisco per posta assicurato e con espresso tutto intero il manoscritto, non ancora volume. Il volume a lei dedicato e con la lettera prefazione che solo il Dio sa quel che mi è costata di volontà a stendere e a finirla una buona e santa volta. Per prima cosa lei deve leggerla e dirmene subito il parer suo, così com'è io sincerissimamente ritengo che sia del tutto incolpevole e incensurabile. Per qualsiasi verso non è a temere alcuna proibizione, sia preventiva sia posteriore, da parte della imperante censura politica. Giudico quindi necessario non dar noi motivo di prevenzione alla ditta tipografica. Insomma, Fortunato, teme che questa sua introduzione ad una raccolta di suoi scritti e ricordi che riguarda la vita politica italiana, la vita politica e civile italiana dal 22 al 26 possa suscitare l'intervento della censura. Teme, ma nello stesso tempo dice, ma no, io non mi sento, non può, è fiducioso, non può scattare. Poi porterà il titolo nel regime fascista e dirà facciamo l'estratto, lo facciamo, non lo facciamo, l'estratto potrebbe essere pericoloso se finisce nella raccolta, forse, come dire, susciterà meno scalpore, meno clamore e quindi non susciterà le attenzioni della censura. È un Fortunato cupo, addolorato, ancor più mesto, sfiduciato, pessimista, quello del 1926. Basta scorrere, come dire, tutte le sue lettere inviate ai vari corrispondenti, Giovanni Ansaldo, Zanotti Bianco, Isnardi Parente e la vasta schiera di amici, collaboratori giovani, anche giovanissimi. Uh,
A settembre, abbiamo quasi finito, sto sforando, no, arriviamo subito alla fine dell'anno. A settembre tutte le città, tutti i comuni d'Italia non avranno più il sindaco. La legge sul podestà istituita pochi mesi prima, che riguardava soltanto i comuni sotto i 5.000 abitanti, riguarderà tutti i comuni italiani. Si pone fine alla storia amministrativa democratica dei comuni italiani. Non ci saranno più elezioni nei comuni. Finisce però anche una storia di emancipazione civile, culturale, politica straordinaria. Nei consigli comunali, soprattutto a partire dalle elezioni del 1920, sono le elezioni amministrative successive alle politiche del 19, si insedero nei consigli comunali i sarti, i contadini, i braccianti, soprattutto i piccoli comuni del Mezzogiorno. I subalterni erano diventati dirigenti, una storia straordinaria che finisce in quell'anno. Non ci saranno più, ci saranno i podestà, non ci saranno più i sindaci. A ottobre Mussolini subisce il terzo attentato dell'anno a Bologna. E il primo attentato è un attentato l'attentato di Violet Gibson del 7 aprile, il giorno in cui muore Amendola. A settembre invece c'era stato l'attentato di Lucetti, tutti falliti. E a Bologna questo oscuro attentato del giovane Anteo Zamboni. E Mussolini decide di chiudere la partita, a parte che si rivedono nuovamente le squadre fasciste che assaltano i giornali, assaltano la casa di Benedetto Croce. Chiude anche il Corriere della Sera, insomma tutti i giornali, il bavaglio a tutti. E il 9 novembre, dopo aver provveduto all'arresto dell'intero gruppo parlamentare comunista che si era deciso a intervenire il 9 alla Camera, il 9 novembre fa approvare alla Camera una legge che di fatto pone fine alla vita parlamentare italiana inaugurata nel marzo del 1861. Non ci saranno più elezioni parlamentari, finisce la vita democratica dell'Italia nata dal Risorgimento. E che succede agli oppositori? Beh, questa è storia di esuli, di confinati. La Basilicata sarà terra di confino, no? Levi, Manlio Rossi Doria, Eugenio Colorni, no? Amelfi, Camilla Ravera, Montalbano, Ionico, San Giorgio, e confino nelle piccole isole, Ustica, Lampedusa, le Tremiti. E quindi la storia del fuoriuscitismo, del confino, della prigionia, ed è anche la storia del compromesso più o meno dignitoso. Pensate ad una figura straordinaria di intellettuale, di storico, come Ciasca, Raffaele Ciasca, amico di Salvemini, allievo di Fortunato, che sceglierà, diciamo, una via che non comprometterà la sua attività di docente universitario. E poi c'è anche la storia dei più fanatici sostenitori del regime che cadranno in disgrazia. Insomma, tutti si camminava sul cornicione. E allora, chiudo, a me pare che il titolo, la capacità evocativa e alla fine, insomma, la definizione cultura e libertà, cosa resta della cultura se non c'è la possibilità di produrre, di esprimersi, di comunicare,
di manifestare, non era un bel niente. Quindi, come dire, il binomio non si può sciogliere, stanno assieme. Senza la libertà ci sono i residui. Chiudo richiamando la memoria a ciò che è accaduto in Italia dopo il 25 luglio del 43, però poi c'è stata la tragedia dell'8 settembre, diciamo a Roma dopo il giugno del 44, in tutta Italia dopo l'aprile del 45, quale rinascita nella vita culturale, intellettuale, civile del paese. E quindi per chi ha un minimo di consapevolezza, come si può avere nostalgia degli anni in cui non vi era libertà? Non si può avere. Grazie.